Bentrovati amici, eccoci in formazione di Teleiblea sul canale 13 e sul canale 110. Allora, c'era l'allarme meteo giallo per questo pomeriggio, mercoledì pomeriggio, ma grazie a Dio non è successo nulla. E proprio perché le previsioni sono previsioni, ma non sono cose scritte nel Vangelo, quindi può capitare che ci sono delle previsioni, poi piove, ma che volete, se non piove ora quando deve piovere? Penso che intanto sia importante per avere delle cose dalla natura importanti, come per esempio i funghi, perché ora con la pioggia poi ottobre e novembre ci saranno i funghi, che è una bella cosa, va bene, ma questo l'ottobrata. Invece parliamo del sindaco di Ragusa, apriamo con il sindaco perché questa vicenda delle indagini sul comune di Ragusa che sono partite qualche tempo fa e che hanno diciamo avuto come punto di accensione il campo di rugby, l'affidamento del campo, della gestione del campo di rugby ad un'associazione piuttosto che un'altra, a quanto pare si sta allargando, cioè non è una cosa che riguarda solo il campo di rugby, ma essendo, come si dice, quando uno poi apre la pignata, no, esce fuori tanto odore, certe volte è odore, certe altre volte è puzza. E quindi in questo caso pare che ci sia puzza. E il sindaco oggi è stato ascoltato nuovamente, o meglio è stato ascoltato a tutti gli effetti, un interrogatorio, no, insomma un'audizione, insomma è stato sentito dal magistrato per più di un'ora e ha dovuto chiarire alcune cose. Non c'è dubbio che per un uomo di legge, per un sindaco molto attaccato a questa, diciamo, immagine che lui ha e che deve avere qualunque sindaco, questa cosa non è bella. Noi siamo andati nel pomeriggio ad ascoltare una sua dichiarazione brevissima, pochi minuti, perché dovete anche rendervi conto che essendoci un'indagine certe cose sono secretate, cioè non è che può andare a raccontare a tutti quello che ha detto nell'interrogatorio, quindi è un limite. Però c'è la seconda parte in cui dico ma bisogna fare qualcosa, la domanda l'abbiamo tolta, ma vediamo come cosa ci dice il sindaco e vedrete, è un po' amareggiato, vediamo. Ma di solito quando si riceve un'informazione di garanzia, vedendo i telegiornali e le interviste, si dice sempre che si è sereni e che si ha fiducia nella magistratura. In realtà serenità è difficile averne in questi casi, voglio dire, un po' di turbamento viene perché è qualcosa che non si è abituati a fronteggiare. Chiaramente c'è il massimo rispetto istituzionale per l'attività che svolge la magistratura e quindi sotto questo profilo io mi sento assolutamente tutelato come ogni cittadino. C'è un po' di apprensione perché anche un po' di incredulità, se vogliamo, nel mio caso, per quello che ho letto, e chiaramente ho subito approntato una strategia difensiva improntata alla chiarezza massima possibile, mi sono messo a disposizione, già stamattina per esempio sono stato ascoltato su delega del PM dagli ufficiali della Guardia di Finanza, quindi ho risposto penso con puntiglio a tutte le domande che mi hanno fatto, chiarito le cose che andavano chiarite. Ha detto questo verbale verrà sottoposto all'attenzione del PM e aspettiamo gli sviluppi. Io ci tengo intanto a rendere noto comunque ai concittadini, a coloro che mi hanno dato la responsabilità di svolgere l'incarico di sindaco di questa comunità, di informarli. Ecco, questo mi sento di avere assolutamente l'obbligo di andare avanti in questa maniera. Qui ho già fatto un comunicato dove ho dato conto di questo interrogatorio di questa mattina. Aspettiamo gli sviluppi. Sicuramente, come è noto, questa indagine riguarda me con riferimento a un episodio particolare che si sa, l'ho detto, l'affidamento del campo di rugby a una società ragusana, però sembra che ci siano in effetti degli altri aspetti, perché la vicenda non si chiude e non è limitata a questo aspetto qua. Questa vicenda qua, ci sono
altre vicende che sono sotto arresto in ingrandimento, che sono sotto indagine da parte della Procura della Repubblica. Chiaramente aspettiamo l'indagine, perché tutti i soggetti coinvolti hanno diritto di difendersi e di dimostrare di non avere responsabilità in nessun fatto che costituisce reato. Chiaramente siamo anche noi, anch'io come capo dell'amministrazione, in attesa di capire quello che succederà per adottare le conseguenti, diciamo, decisioni. Avete sentito Peppe Cassì? È un po' amareggiato. La mia domanda era: bisogna fare qualcosa. Che cosa voglio dire? Voglio dire che ogni tanto, no? E l'ho scritto su Rete Iblea, una bella rotazione di funzionari servirebbe, perché faceva parte proprio del modo di pensare di qualche anno fa. Come per esempio i carabinieri stanno 2 anni, i capi, e poi se ne vanno. Perché? Perché non devono permettere che ci si radichi troppo nel territorio, perché potrebbe accadere che poi troppi amici succedano guai. E quindi qua sarebbe anche giusto non chiedere, come è stato fatto prima, un'esperienza di 5 anni in quell'ufficio, ma piuttosto pensare ad una rotazione degli incarichi, in modo che nessuno possa né diventare sindaco in pectore, perché è quello che ordina cosa deve fare il sindaco, perché è accaduto anche questo. E quindi il buon Peppe Cassì dovrebbe fare una bella rotazione. Quelli che sono lì li mandiamo ogni tanto a fare un'altra cosa, in modo che la rotazione, e allora vengono subito, dice, ah, ma allora l'esperienza a che serve? No, perché poi l'esperienza, tante volte non al comune di Ragusa, crea delle difficoltà che invece al comune di Ragusa stiamo vedendo. Quindi vedremo che succede nel futuro, ma credo che questa lezione, lezione di vita, non sono io che voglio dare una lezione al sindaco Cassì, ci mancherebbe altro, questa lezione può servire, e può servire anche per altri comuni, altri funzionari, perché quello è un rischio. Il rischio della troppa familiarità con il mezzo burocratico, che poi alla fine può creare delle difficoltà. Comunque il sindaco era un po' amareggiato. Invece particolarmente ingavolato, e l'ho voluto prendere proprio perché fa simpatia, è l'amico Vittorio Sgarbi, che è stato qui in televisione parecchie volte, l'abbiamo intervistato, è un appassionato di Ragusa, un ammiratore di Ragusa, un innamorato di Ragusa. Io non dimenticherò mai la sua lezione magistrale fatta al Duomo, mi pare, di Ibla, qualche anno fa, quando c'era una iniziativa dell'Espresso, Panorama, e fece una lezione magistrale su Ragusa, fu una cosa bellissima. Qual è l'argomento per il quale ora vi riproporrò un intervento alla Camera di, comunque in Parlamento, dell'onorevole Sgarbi? Vedete la sua grinta ormai famosa. È la questione della riduzione dei parlamentari. Ora, ridurre del 30% i parlamentari, da 900 e qualche cosa a 600, forse anche quindi un po' più del 30%, io ho detto che probabilmente non ci sarà nulla di male, la rappresentanza parlamentare magari aumenterà un po', voglio dire, se c'è un parlamentare ogni 100.000 abitanti, ce ne sarà un parlamentare ogni 110.000, 115.000, ma alla fine c'è un altro rischio, che fra un po' la gente se ne frega dei parlamentari e non andrà neanche a votare, quindi questo rischio è minimo. Dal punto di vista del populismo, il perdere 300 persone che si risparmia, almeno nell'immaginario collettivo, è una bella cosa. In verità però, come ha detto qualcuno, la democrazia non è un costo, cioè, perché se noi vogliamo, possiamo abolire tutti i parlamentari, facciamo uno solo,
che comanda e ci siamo tolti le camere, come è successo qualche tempo fa, però poi i costi saranno in altri campi. Allora, vediamo perché è incavolato Sgarbi e che cosa dice per quanto riguarda la giornata di ieri, che mentre per il Movimento 5 Stelle è una giornata storica, per alcuni, ma non solo Sgarbi, ce ne sono tanti altri, qualcuno può dire i vecchi, le vecchie cariatidi della politica, ma anche quelli che hanno fatto politica per tanti anni dicono che è un giorno triste per la democrazia. Sentiamo Sgarbi. Siamo di fronte a un voto di scambio senza precedenti. Per tenere in piedi un governo illegittimo, non voluto dal popolo, si concede a una banda di parlamentari senza titolo e senza diritto, non eletti ma nominati, e il cui unico rappresentante non è in Parlamento e si chiama Grillo, che ha preso i voti per tutti loro, a loro 211 si consente di fare uno stupro di questo Parlamento. Stupro che ricorda quello che è avvenuto nella casa dove Grillo ha riunito le forze politiche. Di moderare i toni, no, lo chiaramente. Stupro è un dato di fatto, è un dato giudiziario, è un'inchiesta che non è come quella della motoretta su cui è andato il figlio di Salvini, su cui si è parlato per qualche mese. Qui si è parlato per un secondo di un'azione violenta contro una donna condotta da quattro uomini nella casa del capo del partito dei 5 Stelle, che è l'unico che ha preso i voti. Gli altri sono tutti illegittimi. Quei 211 parlamentari. Nessun collega è legittimo qua dentro, quindi le chiedo di moderare toni e le chiedo soprattutto di attenersi al tema. Se lei vuole tema, che io grazie. Taccia, essendo forse di quel gruppo e avendo l'applauso degli illegittimi, la legittimità deriva soltanto dal voto che uno prende. Voi di voti non ne avete presi, gli ha presi il capo del vostro partito. Ma questo è un dato marginale rispetto al fatto che se il Presidente della Repubblica Mattarella avesse considerato che il voto europeo è un voto sommamente politico, avrebbe verificato che la parte politica a cui credo lei appartenga è passata dal 34 al 17. Non è un dato marginale, è una rivoluzione, è un terremoto che rovescia il dato della Lega raddoppiandolo e rovescia il dato dei 5 Stelle dimezzandolo, che vuol dire non 211 ma 50, e anzi col taglio 40. Con il potere dell'intimidazione che ebbe soltanto Mussolini, quando ridusse il Parlamento da 538 a 400 deputati, voi ricattate il PD, Forza Italia, Fratelli d'Italia, i quali devono dire con voi, sì, riduciamoci, non c'è una categoria al mondo che si riduce la pensione, che riduce il vitalizio, che riduce lo stipendio, che riduce la propria quantità, non si è mai visto al mondo. Ipocriti, bugiardi, falsi, che col voto segreto salverebbero quello che invece dichiarano di voler perdere con il voto palese. Ma questo sarebbe ancora poco se noi non valutassimo che scambiare Parlamento e governo significa usare il Parlamento e piegare una parte politica di un grande partito, quale fu il Partito Democratico, che al Senato ha votato per non ridurre e oggi qui vota per ridurre perché è ricattato da un singolare movimento politico che teme di perdere le poltrone che vedrà per l'ultima volta e per poco tempo ancora. Così io farò mio questo intervento. Noi siamo convinti, come dicevo, che ci sia un disegno di mortificazione del Parlamento in atto, che si nutre della volontà di aggredire le regole poste a tutela delle minoranze, i contropoteri, le autorità dipendenti. Del resto, che interesse può avere la salvaguardia della democrazia liberale, rappresentativa parlamentare, per chi come il capo effettivo, eccetera? Questa dichiarazione è stata fatta dal senatore Parrini, che ha votato contro la riduzione dei parlamentari. Mi chiedo come gli amici di Forza Italia Viva, gli amici, quando, è certo che è questo, quando la Polverini dice, e cito, Polverini dice è una stronzata pazzesca, ma non collega, si può resistere, lo dice la Polverini. Di moderare i toni, grazie. Devo citare Pasolini? Devo citare Dante? Vada devo avanti. Citare Machiavelli? Vada avanti, Cazzos. Collega. Allora, la letteratura italiana ha anche di questi risvolti, ma la Polverini dice
non si può resistere alla retorica. Lo dice lei, questa ragazza di Forza Italia Viva, che ha dato con il suo segnale l'idea di un'identità di parte politica. Sì, c'è un'intervista di oggi apparsa sul Fatto in cui dice non si può resistere alla retorica, ma voterebbe contro, e farà bene votare contro anche col voto palese, come voi di Forza Italia. Non fatevi ricattare dalla falsità di correre dietro la demagogia. Non è questo il partito di Forza Italia, è un partito di morti se vota con i 5 Stelle. Mai con i 5 Stelle, mai! Questo va detto. I 5 Stelle non esistono, sono il non essere. Sono l'essere di un altro che non c'è. Allora, in questa logica, noi siamo qua a celebrare un funerale di un Parlamento che fu, negli anni della sua storia, un Parlamento democratico con rappresentanze reali, e invece è la seconda volta che io partecipo, e sono l'unico a votare contro, a un suicidio non assistito. Capitolo nel 93, con l'immunità parlamentare. Non c'è più l'immunità parlamentare, l'abbiamo cancellata. Il relatore fu Carlo Casini e si stabilì che i parlamentari dovevano cedere davanti a un potere che doveva rispettare il loro status, non i loro reati. Bastava votare contro per i reati reali. E invece abbiamo perso l'immunità parlamentare. Tutti ipocritamente si alzò De Lorenzo, Pomicino. Tutti votarono contro l'immunità parlamentare. Oggi tanti Pomicino e tanto De Lorenzo voteranno contro quello che vorrebbero, ma hanno paura di dire che vogliono. E parlo per te anche, parlo collega, per te. Collega, si rivolga alla Presidenza. Falsario, collega, per te, collega, per te, collega Sgarbi, per te, si rivolga alla Presidenza. Te, collega. E in ogni caso... Collega. Sì, so perfettamente quello che dico. Questo atto profondamente malinconico è il momento di più alta tristezza di questo Parlamento, che vorrebbe che uno non ne facesse parte. Non c'è categoria che decide di ridurre la sua rappresentanza in nome della richiesta, con la boria che avete sentito del Ministro degli Esteri, finalmente abbiamo ottenuto quello che volevamo, gli abbiamo dato il vitalizio. Non si sono però ridotti gli stipendi. Quelli che oggi sono qua abusivamente, gli stipendi li prendono, rinunciassero ai loro, andassero a votare, vedessero quanti sono, collega. Altro che... Siete peggio, tu vuoi smettere di rompere le scatole, scusa. Collega Sgarbi, si rivolga alla Presidenza. È una forma di profonda disonestà e di voto di scambio e di scambio di voto che rende questa azione di oggi fuori della democrazia, nella finzione che essa rappresenti invece un atto che il popolo chiede. Bisogna votare sì, dice Polverini, tira un vento nel paese che non ammette riflessioni, resistenze, pensieri ostili. Dobbiamo piegarci, non andiamo a votare, però ci pieghiamo all'ipotesi che il paese voglia la riduzione dei parlamentari, cioè vogliono avere rappresentanti, intere regioni saranno senza rappresentanti, non sapranno chi dire e cosa dire a nessuno. Questa è Teleiblea. Da una parte comunque Sgarbi ha ragione, perché se poi non si fa una legge elettorale seria rischiamo di aver fatto un'operazione monca. Ora, io non sono favorevole al Rosatellum e a me piacerebbe poter scegliere la persona che voglio mandare in Parlamento.
o 600, 500, 800, mi piacerebbe poterci scrivere nome e cognome come accade in Sicilia, perché in Sicilia noi mettiamo nome e cognome, poi il numero naturalmente dei deputati varia in base al numero di voti che si sono presi. Quindi il fatto di avere un nome sarebbe un grande segnale di democrazia. Ora, negli ultimi anni la difesa, l'autodifesa dei parlamentari ha portato a far sì che i più importanti, quelli che hanno più soldi, quelli che contano, che hanno più amici, si trovano sempre nelle prime file. E però a quel punto io non me ne posso mai liberare, per esempio faccio un nome, ma tanto per esempio della Lorefice, non mi potrò liberare mai perché sarà sempre messa prima, come faccio a liberarmi? Faccio una battuta, non potrò liberarmi di quell'altro, perché praticamente sono sempre primi. Allora o non voto, e comunque anche se non voto, allora vorrei che si potesse scegliere il nome delle persone, l'uninominale sarebbe una bella cosa, o comunque un proporzionale con i nomi sarebbe una bella cosa. Va bene, avete sentito lo Sgarbi, fa sempre piacere sentirlo perché è molto folcloristico tra l'altro. Cambiamo argomento, torniamo a Ragusa, un paio di cose. Intanto domani ci sarà una conferenza stampa a Ragusa per parlare del piano dell'asfaltamento delle strade, cioè abbiamo già parlato, Viale dei Platani, che non è più un viale, vi abbiamo fatto vedere le immagini un'altra volta, è diventato una via, cioè ci mancano gli alberi. Sta accadendo la stessa cosa a Marina di Ragusa, dove si tagliano gli alberi e non si sostituiscono. Sta accadendo lo stesso a Ibla, dove nella villa si tagliano le palme e non si sostituiscono. Allora, quello che voglio dire è che bello, asfaltiamo, ma questo è un discorso del verde che poi fa rima con ecologia, con ambiente, dovremmo vederlo, non basta tagliare, sostituiamo. Ah, che ci vuole a fare l'albero? Si compra, perché gli alberi si vendono già belle fatti, e si piantano, poi vediamo se prendono, ma sarebbe una bella cosa. Poi l'asfaltamento dell'estate è interessante. Ora c'è stato questo ragazzo che è morto la scorsa domenica su Via delle Americhe, quella che diciamo l'asse attrezzato, la strada di sopra e quelle di sotto, a quanto pare perché c'è un avvallamento che con il motorino, poi non è che fosse una moto di grande cilindrata, pare che fosse un motorino, quindi un cinquantino, che velocità può fare, non lo so, non credo certo 120 l'ora, insomma poteva andare come si va con un motorino, pare che ci sia stato c'è un avvallamento, e già in consiglio comunale su questa cosa se ne è parlato, e io direi che bisogna fare un sopralluogo per capire se effettivamente, allora lì l'assessore ai lavori pubblici, ora non so se l'asse attrezzato è della provincia o del comune, ma l'assessore ai lavori pubblici dovrebbe farsi un giro su queste strade, perché effettivamente necessita, non c'è dubbio, c'è bisogno che alcune strade vengano sistemate e pulite. A proposito di pulizia, il Minculpop, che sarebbe il Ministero della Cultura Popolare di Ragusa, che sarebbe l'Ecomuseo Carat, io lo prendo un po' in giro, il Minculpop, che è praticamente un organismo fondato da Cassì con quelle che per lui sono le menti più eccelse della cultura locale. Io non c'entro e non ci voglio manco ciasere, però se per alcuni posso nutrire una certa stima, per altri devo dire che tutta questa stima non ce l'ho. E quindi questa, come posso riconoscere un Minculpop del genere, un Ministero della Cultura Popolare del genere? Poi sapete cosa hanno inventato? Quello che abbiamo inventato 125 anni fa, è praticamente una passeggiata ecologica sotto le vallate, con l'intento di pulire. Per dirne una, due anni fa la Prologa ha fatto 40 passeggiate sotto con persone che andavano a visitare, cioè, non è una novità, se il Minculpop doveva fare solo questo, siamo un poco delusi, ci aspettavamo un pochino di più, perché poi attenzione, siccome non ci sono soldi, perché quando non ci sono soldi tutto funziona male, se ci fossero soldi magari qualcuno sarebbe
alcuni no perché non ne hanno bisogno, ma altri sarebbero più, come anche il discorso del castello, cioè io credo che abbandonare la cultura e metterla in mano ad un organismo che è autoreferenziale, perché l'ha fatto il sindaco senza neanche fare delle, diciamo, una valutazione intorno, secondo me è sbagliato. Quindi pare che domenica faranno questa passeggiata per pulire, ma io dico, sotto le vallate, ma io dico, ma l'amministrazione non dà circa 10 milioni di euro a qualcuno per pulire? Cioè, ma dire neanche, non a fare la passeggiata neanche, ma dire a pulire sotto le vallate, che è città di Ragusa, che dovrebbe essere comunque parte di un capitolato, perché non credo che chi ha fatto il bando della spazzatura non ci abbia messo anche le vallate. Allora perché ci si va a dire neauce a pulire? Non so, è una mia idea. Poi c'è il problema del plastic free, perché non è una cosa che si risolve facilmente. Allora la nostra Teresa Guarnuccio è andata in giro a sentire cosa ne pensano di questa ordinanza plastic free, cioè a Ragusa piatti di plastica niente, tutte queste cose, però credo che ci voglia una, come posso dire, bisogna studiare un momento di passaggio, un po' come poteva essere anche per la cultura, che non sia traumatico. Allora vediamo Teresa Guarnuccio in questa sua prima inchiesta, ma c'è poi domani, manderemo un'altra parte, sentiamo. Ordinanza Free Plastic, noi ne parliamo per quanto riguarda le problematiche o comunque i disagi che state vivendo in questo momento con un esercente, con un commerciante di Caffè Extra, questo è un bar, Gurrieri Emanuele. Allora Emanuele, da quando avete saputo c'era questa ordinanza del sindaco di eliminare tutta la plastica non biodegradabile? Quando l'avete saputo intanto? A maggio? Allora, l'abbiamo saputo verso maggio-giugno, sì. Ed era a settembre, entro settembre, che poi è stata allungata, diciamo, la proroga è andata fino al primo ottobre per quanto riguarda... È un disagio perché, diciamo... Per noi esercenti, diciamo, comprare il bicchiere di plastica, ora il costo è triplicato, diciamo, rispetto alla plastica normale dei consumi. Facciamo il paragone, quanto costavano prima i bicchieri, allora, di plastica, quelli non biodegradabili e quelli bio? Allora parliamo di bicchieri d'acqua, quelli non biodegradabili, sì. Da 160 cc costavano 68 centesimi più IVA. Una stecca di quanto? Da 100. Invece questi qua, sembra una stecca da 100, 160 cc, costano ora quasi 2 euro, quindi il consumo purtroppo c'è. E diceva il 300% di aumento. Diciamo caro, sì, quasi il 300%. Ma la difficoltà è smaltire i magazzini, giustamente quando noi ordiniamo della merce non è che portano una stecca. Dobbiamo, come anche ci sono dei magazzini che ancora si devono attrezzare per quanto riguarda i coffee pack da portare via a livello di plastica e tanto quant'altro. Peraltro il bicchiere d'acqua è molto richiesto, cioè infatti, chiunque, poi in estate, un'estate caldissima, chiunque entra chiede un bicchiere d'acqua, quindi in una giornata quanti bicchieri d'acqua, così facendo un conto molto sommario? Considerando che almeno noi spardiamo un 400 bicchieri di acqua, 400 diciamo bicchieri al giorno. Anche di più, anche in di certe più. Giornate molto anche calde. Quindi è un bel costo, quindi un'ora deve paragonare se conviene fare bicchieri di vetro, però deve mettere poi la luce, lavaggio della lavastoviglie, quando c'è un momento di combustione, diciamo, rimaniamo bloccati, oppure arrivato a questo punto fare pagare l'acqua, il bicchiere d'acqua alla gente. Può aumentare qualcos'altro, ad esempio, che cos'è il caffè? Ma purtroppo il caffè già c'è stato un aumento un anno e mezzo fa, che dalla 90 l'abbiamo portato a un euro, non possiamo, diciamo, aumentare, già la crisi che c'è, poi noi ci costa aumentare, quindi è un problema questo. Quindi state vivendo un momento di difficoltà. Un momento difficile, di disagio per quanto riguarda organizzarci con questa plastica. Io, come dicevo prima, io tipo i bicchieri di caffè, l'acqua, già ci siamo attrezzati, biodegradabile, però i bicchieri di caffè, giustamente c'è un consumo irrisorio rispetto ai bicchieri d'acqua, io ho un magazzino pieno, quindi, e neanche li butto perché hanno una certa cifra. Certo.
Quindi è un vero e proprio problema, diciamo, smaltire i magazzini. Quindi magari cosa vorreste chiedere per qualcuno che vi venga incontro, di fare una sorta di accordo anche con la grande distribuzione? Intanto, se dobbiamo usare questo biodegradabile, intanto cominciare a abbassare i prezzi notevolmente, diciamo, per quanto riguarda il livello di plastica, oppure per noi esercenti ritornare a plastica normale, tanto noi la differenziata la facciamo plastica, quindi non penso che sopra Ragusa, parliamo, ci siamo una cinquantina di bar in fronte a tutte le famiglie, quindi non penso che un inquinamento più che altro. Poi ci sono addirittura in altri paesi che si devono attrezzare le differenziate, quindi. Quindi si potrebbe avere un po' di flessibilità. Perfetto. In più? Io dico quello, per noi commercianti. Danilo Tomasi, presidente Ascom Ragusa. Allora, siamo rimasti nello stesso posto dove abbiamo sentito un commerciante che praticamente ha delle difficoltà nello smaltimento, non solo nello smaltimento, ma nel trovare la plastica bio che vada a sostituire quella non bio. Poi ci sono anche altre problematiche legate, perché il tempo forse è stato poco. Che cosa sta accadendo? Lei che ha il polso della situazione. Allora sì, allora partiamo da un presupposto. Come Ascom Ragusa siamo ovviamente pienamente d'accordo dalla decisione che è stata presa dal sindaco di Ragusa, dall'amministrazione, nel fare diventare Ragusa appunto una città plastic free. Anzi, forse si è perso anche tempo nel prendere questa decisione, perché comunque sappiamo che impatto negativo ha la plastica nel nostro sistema, nell'ambiente. Sicuramente siamo d'accordo su questa decisione, ma siamo ovviamente contrari su come è stata gestita, in quanto è stato dato un preavviso che troppo breve, non è stato dato abbastanza tempo alle attività e alle aziende produttrici di organizzarsi. Ricordiamo che la comunicazione è stata data intorno al mese di maggio, dove comunicava che dal 1 luglio Ragusa diventava una città plastic free, dove poi dal 1 luglio è stata data una proroga di 90 giorni, scusate, che serviva proprio per dare la possibilità alle attività di smaltire la merce, diciamo, immagazzinata. Quindi dal 1 settembre entrava in vigore la legge. L'Ascom di Ragusa ha avanzato una richiesta all'amministrazione di dare una proroga di almeno altri 90 giorni, quindi di far partire questa legge dal 1 gennaio 2020. Perché? Perché c'è una motivazione. Inizio anno molte attività commerciali immagazzino diverse quantità di merce per tanti motivi, sia per una questione di comodità, ma anche per una questione anche economica, perché acquistando ovviamente in quantità si abbassa il costo della materia prima. Ovviamente, avendo avuto questa comunicazione nel mese di maggio, le attività commerciali non avevano la possibilità, non c'era la giusta tempistica di smaltire questa merce che era stata immagazzinata. Quindi appunto per questo avevamo richiesto di fare questa ulteriore proroga, semplicemente per dare la possibilità di smaltire la merce che era stata già acquistata. Di questa nostra richiesta è stata, diciamo, accolta in parte, ma solamente per 30 giorni. Apprezziamo il gesto, ma sicuramente 30 giorni non servono a ben poco. E quindi ora dal 1 di ottobre è entrata in vigore questa legge. Ricordiamo anche che ovviamente l'amministrazione comunale, insieme ai vigili urbani, non stanno facendo altro che svolgere il proprio lavoro, perché giustamente dal 1 ottobre stanno girando a effettuare i controlli e a sanzionare chi sta trasgredendo, tra virgolette. Anche in questo abbiamo chiesto un minimo di tolleranza nel non essere troppo rigidi e cercare di superare un po' questa fase un po' di transizione. Inoltre la difficoltà è anche nel reperire il prodotto biodegradabile, in quanto siccome la comunicazione è stata data in maniera troppo repentiva e troppo veloce, le attività produttrici stanno avendo anche difficoltà, perché all'improvviso c'è stata una richiesta ora esagerata e non stanno riuscendo a soddisfare quella che è la richiesta di tantissime attività commerciali. Infatti oggi ci rendiamo conto, girando fra l'attività commerciale, che chi magari non ha il bicchiere
biodegradabile, chi non ha la cannuccia biodegradabile, ma non perché non le vogliono chi acquistare. Chi non ha il take away, quello per portar via, cioè proprio gli strumenti. Ma non perché non lo vogliono comprare, perché giustamente si devono organizzare, ma perché le attività produttrici, le aziende produttrici non stanno riuscendo a soddisfare questa grande quantità. Quindi queste sono un po', diciamo, le difficoltà. Inoltre ricordo anche che il costo del prodotto biodegradabile è tre volte tanto il prodotto, quello che era di plastica normale. Stiamo cercando un po' di soddisfare un po' questa richiesta, perché insieme all'amministrazione comunale stiamo cercando di fare delle convenzioni con le attività, con le aziende proprio produttrici di biodegradabile, per cercare di abbattere un pochino il costo e magari proporre ai commercianti lo stesso prodotto, ma comunque sia con un prezzo un po' più accessibile. Avete sentito quali sono comunque le difficoltà per il plastic free, perché c'è un passaggio che deve essere fatto. Il sindaco ha comunque dato la possibilità di, come si dice, un rinvio, una proroga, come l'Italia, la proroga, parleremo anche una proroga, però non c'è dubbio che bisognerà studiare il passaggio. C'è però da dire che effettivamente quello che è stato fatto nel passato è stato sconvolgente, nel senso che per la maleducazione e l'incuria dei cittadini, perché a questo punto non sono le amministrazioni, o meglio in buona parte non sono le amministrazioni, ma per l'incuria dei cittadini capita che tutto viene buttato dove c'è meno gente che passa. Dicevo, l'incuria dei cittadini, e spesso le amministrazioni sono ignare. Ora vi è capitato magari ieri di vedere, ieri sera, il programma delle Iene, dove andando a fare controlli su come venivano effettuate la raccolta dei rifiuti, ci si accorgeva che molti facevano solamente, scrivevano che c'erano passati, ma non andavano a raccogliere la spazzatura. E quindi poi il commerciante cosa faceva? La pigliava e la buttava. Ora, da noi dove vanno a buttare? Nella zona dei Maccuna, la zona di Acate, e c'è una, diciamo, ecco, queste sono immagini che ci ha mandato l'onorevole Campo. Purtroppo dobbiamo dire, dovremmo suggerire all'onorevole che quando c'è vento l'audio viene male, quindi conviene o registrarlo dopo l'audio, prima fare le immagini e poi farci, oppure diciamo farne a meno, perché poi una volta che ce lo mandi abbiamo difficoltà a trasmetterlo. E allora vi facciamo vedere alcune immagini, e sono abbastanza emblematiche. Se andiamo avanti in regia possiamo vedere proprio il momento in cui si trovano delle plastica a non finire, e poi vi faremo ascoltare proprio 2 minuti e mezzo dell'onorevole Campo. Ecco, guardate, questa può essere mai che in una zona dove, che se l'avessero in posti diversi, ci avrebbero già fatto delle meraviglie nell'ambito turistico. Guardate cosa ne viene fuori. Quindi la segnalazione mi pare più che giusta, mi pare anche più che giusto l'esposto denuncia. Bisogna fare gli esposti denuncia, perché poi i comuni non riescono a svolgere il loro compito, pur se i cittadini pagano a non finire. Allora, per dare a Cesare quello che è di Cesare, diamo questi 2 minuti dell'onorevole Campo, che nella sua, diciamo, nella sua escursione ai Maccuna a Marina di Acate. Vediamo. Cumuli di rifiuti attribuibili possibilmente a questa serra, perché sono in quel terreno. Però nulla toglie che fra un paio di giorni noi questi li vedremo insieme a tutti gli altri sul fiume, perché qua funziona così: la spazzatura da un giorno all'altro si sposta dalle proprietà private a bordo strada e poi dentro il fiume o sul mare. Questa è la prassi. Ora, praticamente avevo spiegato questa situazione all'assessore Cordaro insieme a lui, ai sindaci coinvolti, alla Corepra, io chiederò un tavolo tecnico affinché si possano mettere intanto dei silos per il corretto smaltimento della plastica. È chiaro che c'è il rischio che nei silos vengano buttati anche tutti gli altri rifiuti, e quindi cercheremo anche di installare una videosorveglianza.
speciale per qualche chilometro di questa costa per ripristinare quantomeno un po' di pulizia, perché sta diventando una vera e propria bomba ecologica. Di tutti quelli appunto abusivi, cercare di acquisire quelli che potevano essere acquisiti e demolire quelli fatiscenti come questo. Da quando è stato approvato questo regolamento ad oggi non è stato fatto assolutamente nulla dal comune e, come vedete, l'immobile fatiscente, siamo venuti l'anno scorso, siamo ritornati e ancora qua. Adesso siamo alla foce del fiume. Questa è la meraviglia che invece di proteggere viene deturpata con i rifiuti. Questa è Teleiblea. Nel cuore del barocco di Ibla, ristorante pizzeria Antares. Ambiente raffinato ed elegante con oltre 120 posti all'interno e altri 100 all'aperto nella suggestiva Piazza Pola. Punto di riferimento per chi ama la buona cucina con i gustosi piatti sia a base di carne che di pesce, senza rinunciare all'ottimo rapporto qualità-prezzo. E la pizza? Il ristorante pizzeria Antares ve la propone in 65 gusti e abbinamenti diversi. Veniteci a trovare anche per i vostri banchetti e conviviali in via Orfano Trofio a Ibla. Perfetto, avete sentito 2 minuti e mezzo, ma insisto nel dire che la Campo non è la prima volta che fa qualcosa del genere e da questo punto di vista l'onorevole è molto da apprezzare, perché scende sul campo e ci mette le mani. Il guaio è che poi però i risultati sono poco apprezzabili, perché non succede niente, perché c'è anche il pericolo, devo dire, che si va a rompere le scatole a qualcheduno. Ma perché, cosa c'è lì? Ma perché è come in qualche zona della Campania, no? È difficile andare lì a dire qua cosa hai sotterrato, qua cosa hai buttato, perché molte persone preferiscono, perché non sono neanche censite, non esistono, buttare la spazzatura piuttosto che andare al comune a portarlo con i sacchetti. Quindi io faccio i complimenti alla Campo, queste sono le battaglie che deve fare, perché queste sono battaglie vere, molte altre sono solo ideologiche e non portano a nulla. E a proposito di ideologia, come funziona l'economia dalle nostre parti? Oggi abbiamo una realtà molto preoccupante e lo abbiamo visto a partire dai bar, a partire da tutto, perché l'economia purtroppo è precaria e si basa proprio sul precariato ed è difficile trovare giovani che vogliano fare gli imprenditori, eppure sono gli imprenditori quelli che poi daranno il lavoro. Perché noi cerchiamo lavoro per migliaia di persone, ma non ci sono le aziende per dare questo lavoro, quindi dobbiamo fare aziende. Però purtroppo il guaio è che oggi ci siamo fatti ubriacare da quella che è la new economy, siccome c'è Briatore che parla dei soldi guadagnati con la moneta virtuale, tutte quelle start-up e stupidaggini del genere, poi va a finire però che giustamente i ragazzi tentano di fare quello, ma mancano le imprese tradizionali, che sono quelle che poi fanno il terziario e fanno l'indotto e si lavora. Allora, nell'era fintech c'è un'attività anche della Banca Agricola, con un'altra società, dice la Sicilia come New York, cuore mondiale della finanza a Ragusa, via al modello americano che punta all'engagement, no? È un modello circolare dove il binomio uomo digitale nel mondo banking e finance deve trarre spunto dall'impegno e dal coinvolgimento razionale ed emotivo delle risorse umane.
Sapete cosa vuol dire? Che vi vogliono vendere dei prodotti. Cioè, questa è la verità. Ormai telefonano, dice, sai, io noi siamo, cioè, siccome facciamo una riunione, che fa, le interessa, ti devono vendere dei prodotti che sono di investimento, che sono quelle cose che poi alle banche oggi fruttano, perché anche le operazioni sono diventate minime, perché si fa tutto online, e quindi quello che gli interessa è guadagnare soldi. E allora creiamo ancora delle persone che devono imparare a vendere i prodotti delle banche. E c'è stata anche un'altra cosa, io stimo moltissimo la Banca Agricola Popolare, stimo meno alcune organizzazioni. Beh, allora, cos'è accaduto oggi? È stata firmata la convenzione fra Commerfidi e Banca Agricola Popolare. Non c'è nulla di male, anzi, una cosa importantissima. Soltanto che oggi il problema non è avere la garanzia, come ho già detto ieri, perché poi vedete, la garanzia alla fine è una cosa minima, perché con i soldi che ha la Commerfidi ti dà un piccolo aiuto e ti abbassa dello 0,7%, non c'è dubbio. Il guaio è che poi tutte queste cose, tutti questi soldi si devono ritornare, ed è quello che è accaduto nel passato con decine, centinaia di persone che, invogliate da associazioni di fidi come Commerfidi o altre, ma in buona fede, senza nulla male, giustamente loro vendono prestiti, ed è chiaro, come quelli della banca che vendono prodotti, non ti dicono però che è sicuro. No, ti dico, non provare, mica te la possono mettere per firma, che è sicuro. Ricordate quello che, come è scoppiata la crisi mondiale. Quindi il problema non è avere il fido, il problema poi è riuscire a pagarlo. Quindi io lì sarei molto, molto attento, perché è vero che Commerfidi ha fatto uno straordinario palazzo con tutti questi interventi, però è anche vero che tanta gente poi alla fine non è riuscita a pagare, ed è lì con la banca che ti cerca, insomma, questa è la verità. Va bene, detto questo, io credo che possiamo fermare il nostro telegiornale oggi, e vi lascio con un ospite in studio. Si parla di sport, Gianni Papa ha un ospite di uno sport un po' particolare, non è, diciamo, di prima linea, ma sono quelli che una volta si chiamavano sport minori, ma è sbagliato, sono sport a tutti gli effetti. Gianni Papa ha un ospite, io vi ringrazio per la cortesia, noi ci vediamo con le prossime edizioni, ciao a tutti. Questa sera abbiamo con noi un ospite che è una novità assoluta anche per me, io l'ho conosciuto qualche sera fa, ho avuto il piacere di vederlo proprio 10 minuti fa, che è Lillo Gelo, che è l'allenatore della KJDNM, ovvero sia, come volete, la vecchia riusa della pallamano ragusa. E quello che ho preso, signor Lillo, è, che poi è grigentino di origine, è una delle, è il primo che mi capita di vedere da quando vedo pallamano, di sfuggita, che è uno che proprio, diciamo, è un professionista, uno che fa di mestiere questo nella vita, quindi, tra l'altro, viene da lei, che esperienza ha avuto come giocatore? Come giocatore ho solamente giocato qua in Sicilia, sono arrivato a giocare fino in A2, quella è stata la massima. Con chi? Enna? No, ho giocato in A2 con la squadra di Porto Empedocle, e poi a Palermo con il CUS Palermo e un'altra squadra di Palermo. E poi mi diceva, è passato a fare allenatore, l'ha fatto in parte anche al nord? Sì, io ho fatto tanti anni, fino al 98 ho fatto il giocatore allenatore, perché tanti anni fa c'era questa funzione che si poteva fare, poi fino al 98 ho allenato qua in Sicilia, poi nel 98 mi sono trasferito per 10 anni in Lombardia, e lì non lo facevo, diciamo, da come lavoro, ma lo facevo come una grande passione che io ho, e quindi la sera, ma lì in Lombardia ho allenato anche squadre di A1 femminile, di A2 femminile, di A2 maschile, quindi anche lì in 10 anni ho fatto. E poi è tornato qui, quest'anno è venuto a Ragusa. Sì. E avete iniziato, abbiamo anche le immagini che si riferiscono proprio alla partita, con la sconfitta con lo Scicli. Ora mi dica un po', io ho visto, purtroppo avevo degli impegni, ho visto una decina di minuti di questa partita. Era sotto, mi ricordo, di un 4-5 reti la Gege, la squadra ragusana. E ho visto che, contrariamente a quello che accade di solito nella palla a mano, voi attaccavate, però non concretizzavate, cioè normalmente a pallamano le squadre, quando vanno bene,
c'è quasi un tiro, un gol ad azione, salvo qualche miracolo del portiere. Ma voi invece io ne ho viste tre o quattro che non siete andati a segno, quindi l'avversario poi quando tocca a lui la palla te lo fa e se ne va, è successo questo. Sì, sicuramente, anzi li abbiamo pure aiutati in questo segnare noi, perché abbiamo perso dei palloni, qualche infrazione di passi, qualche errore di passaggio e subito siamo stati puniti dagli avversari, questo è sicuro. Ma quello che hai notato tutti, ti dico con il tuo, è stato proprio questo, che in attacco, in difesa diciamo abbiamo fatto un buon lavoro, anche se abbiamo subito 30 gol, ma tanti sono stati frutti di errori che noi abbiamo fatto in attacco e che loro hanno subito approfittato. Ma in attacco abbiamo sofferto, diciamo, in attacco. Allora, quello però che devo riconoscere, da quando, da due anni fa, quando è scesa dalla 1, c'è stata questa esperienza, poi certo si è fatto un punto solo, ma non ha importanza, è stato bello averlo fatto. La Pallamano ha puntato molto sui giovani, e vedo che sui giovani invece state andando molto bene. Sì, diciamo che noi, io diciamo che il lavoro in prevalenza, con la prevalenza per me, io sono stato qua chiamato perché è un lavoro importante, iniziare un lavoro, diciamo, di mettere le basi con il settore giovanile. Quindi noi abbiamo dei progetti che andiamo al mattino nelle scuole per far conoscere la pallamano, che molte volte non è molto conosciuta, e per poter iniziare a portare tanta gente a fare pallamano. E le risposte come sono? Diciamo che le proprie risposte sono abbastanza positive. Qua c'è, devo dire, a differenza di Agrigento, c'è come posso dire, una grande richiesta di andare nelle scuole a fare attività. Tipo ad Agrigento, quando sono arrivato 10 anni fa, non la faceva nessuno. Noi della pallamano questa siamo una tradizione, il calcio. La tradizione ragusana, perché deriva dal basket, poi dal rugby e così via. Invece perché loro il calcio non aveva bisogno, perché i bambini ci vanno lo stesso. Il basket lo stesso ad Agrigento, c'è una certa tradizione. Però devo dire che anche negli ultimi 2 o 3 anni ad Agrigento, invece qua ho visto il rugby, ma tanti sport, sport che ad Agrigento non esistono completamente, l'atletica. Ci sono anche le strutture normalmente. Devo dire, devo fare complimenti per le strutture che ad Agrigento ce le sogniamo. Va bene, allora detto questo è una cosa che ci fa piacere. Allora, questa pallamano, che Igeo, pallamano Ragusa che sia, ma ha margine di miglioramento o no? No, penso che noi siamo una squadra molto giovane. Noi abbiamo quella squadra che ha giocato sabato, in pratica su 7 giocatori, 4 erano nuovi. Quindi dobbiamo avere tempo per rimettere tutte. Ma il problema, molte volte, si viene da esperienze diverse, da insegnamenti diversi, che molte volte è difficile mettere insieme i giocatori che vengono da strade diverse. Poi sono ragazzi che vengono anche da tecnici diversi. Da tecnici, è questo. Molte volte sono gente giovane, ragazzi, che ancora devono fare delle esperienze. Tipo abbiamo avuto l'ala sinistra titolare che è del 2004, il centrale 2004, del 2004, il centrale che è del 2002. Il terzino sinistro, l'Italo argentino del 2000. Scusa un attimo, a proposito di sinistra, pallamano c'è sempre il problema del lato sinistro, perché deve avere un giocatore che sa tirare dal lato sinistro. Come siete combinati voi? Ma noi abbiamo questo ragazzo, diciamo che anche lui è un ciclitano, un ragazzo che da quest'anno ha scelto di venire a giocare da noi, che ha degli ampi veramente margini di miglioramento, è giovanissimo, ha 15 anni. E a destra, diciamo, stiamo cercando con il settore giovanile a sopperire al lavoro, all'unica ala che abbiamo, che è Michele Scarnato, ma stiamo cercando di lavorare sui ragazzi, diciamo, nostri. Perfetto. Allora, so che il ruolo più delicato, a mio avviso, non sono certo un tecnico, ma la vedo ormai da parecchi anni, è il portiere. Voi ne avete addirittura 4, se non vado errato. Sì, diciamo 4. Anche se c'è uno che viene da noi spessissimo, che è Davide, diceva che quest'anno lui è solo in parte a mezzo servizio per motivi di lavoro. E quindi sì, Davide, diciamo sono 4, ma andiamo, Davide darà molto di più, una mano per aiutare, per allenare i portieri, per allenare. Purtroppo può giocare poco perché c'è impegni di lavoro. I giovani purtroppo ragazzi. Il problema degli sport dilettantistici è quello. Al calcio, alla palla, uno sport professionista dice: ragazzi, domani stiamo una settimana in Australia per acclimatarci. Qua invece il problema è diverso. Noi, io quando abbiamo fatto la 1 ad Agrigento, che avevamo 6 persone che facevano i professionisti da fuori, e quelli di Agrigento prendevano pure dei soldi, dei rimborsi per poter fare questo, diciamo si faceva l'allenamento, tutti venivano all'allenamento, c'era sempre 16 all'allenamento, ma così qua un giorno ce n'è 10, un giorno 14, perché le persone lavorano. Però nel complesso i ragazzi mi sembrano molto vogliosi. No, devo dire, ragazzi, tutti quelli che fanno parte di questa rosa hanno veramente voglia di allenarsi e voglia di impegnarsi e di fare dei risultati. Ma una curiosità, com'è che hanno deciso di prendere Lillo Gelo, al di là del curriculum che è sicuramente validissimo?
Ma no, diciamo che è stata la cosa che, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il discorso di puntare molto sul settore giovanile. Questa è la cosa che li ha spinti, perché c'è, diciamo, un'esigenza di dare una spinta maggiore al settore giovanile, che diciamo che noi lo stiamo facendo, perché ogni settimana, ancora il campionato è iniziato, ma noi ogni settimana facciamo un torneo under 15 o under 17. Ma voi cosa fate di under 15? Noi iniziamo dall'under 13, facciamo 13, 15, 17 e 19. Domanda, avete anche le ragazze? Stiamo provando, ma è difficile. Sì, questo è un ramo nuovo, perché Ragusa pallamano femminile ne ha avuto pochissima, ha avuto addirittura l'hockey su prato femminile, ma la pallamano quasi per niente. Ci stiamo provando, ma abbiamo delle difficoltà per poter riuscire a portare un po' di ragazze. E c'è la concorrenza, per esempio, del basket, che è terribile. Il basket, devo dire che... Per esempio, stasera, nel momento in cui noi parliamo, sta giocando la Passalacqua. Vabbè, ma del resto, quando si hanno questi livelli di quasi scudetto, maschile più, femminile, più quello che è stato la pallacanestro maschile, e che quindi, no. Però dico voi, piano piano, e poi anche questo è il gioco, si deve innestare il processo virtuoso, i risultati portano altra passione, altro interesse e così via. Questo sicuramente, avere la possibilità di giocare a certi livelli fa pubblicità, fa vedere la squadra che gioca a certi livelli o come si gioca a certi livelli, e quindi le persone si avvicinano o vengono a vedere le partite, gli piace e tutto questo. Io devo dire che noi, il nostro veramente obiettivo a fine anno, poi tireremo le somme, ma è quello di avere degli ottimi, dei buoni risultati, degli ottimi, il massimo che possiamo fare con la prima squadra. E qual è il detto fra di noi? La squadra è quello di riuscire ad arrivare nelle prime 3-4 posizioni per poter poi fare la Coppa Sicilia e tutto. Questo è l'obiettivo che ci hanno proposto. Il mantenimento della posizione. Sì, non ci sono le condizioni per poter fare questo, per poter fare il salto di qualità. L'obiettivo, secondo me, è arrivare nelle prime 4 posizioni, fare la Coppa Sicilia e riprenderci qualche soddisfazione buona durante il campionato. E poi vedremo col settore giovanile cosa che riusciamo a fare. 15, 17, 19. Ecco, noi abbiamo parlato le altre volte che abbiamo avuto il piacere di avere i ragazzi della pallamano qui, questa volta abbiamo l'allenatore. La pallamano, per esempio, nelle ultime Olimpiadi è stato lo sport più visto. Ora, in Italia la pallamano vive momenti di alto e bassi. C'è stato gli anni, per esempio, in Sicilia, quando ai tempi di Lobello padre, quando con Siracusa, ma era un'altra pallamano, come lì lo stesso mi spiegava. La pallamano attuale è molto più tecnica sotto certi profili, molto più anche veloce, a mio avviso si segna anche un po' troppo, ma questa è una fissazione mia. Io ridurrei le porte, ridurrei per esempio lo specchio di tiro, userei porte più piccole per fare in modo che le azioni non vadano a finire tutte in gol, però è una scelta. Altri invece sono dell'idea che bisognerebbe fare in modo di poter fare ancora più gol, ma al di là di questo è comunque senza dubbio uno sport in crescita. Io vedo che anche la federazione sta cercando di lavorare. Ora, il problema qual è? Che purtroppo, come sempre, ci vogliono i fondi, ci vogliono gli sponsor. Nel caso di Ragusa, per fortuna, non c'è un grosso problema di impiantistica, perché altre parti c'è anche quello, no? Moltissimo. Io sono venuto qua e ho trovato Bellarmino, il geometra, il pala Minardi, il pala Zama, no, che sono tutte campi che siamo sui campi 40x20, il pala Zama qualcosina meno, ma ci sono 4 campi 40x20 che non ci sono tutte le, io penso che in tutte le città che io conosco non ci sono. Io, partendo da Palermo, Siracusa, no, Catania, non ci sono in Sicilia 4 campi 4x20 dove uno può giocare. Lo so, questa è una gran bella cosa, ed è chiaramente innegabile che è vero che ci vogliono i soldi, ci vogliono lo sponsor, ma se non hai gli impianti, intanto diamo gli impianti, diamo dal volo a vela all'equitazione, ora hanno ripreso quello degli skate, eccetera eccetera. Io l'ho seguito con rugby tanti anni, da quando ero presidente io nel 70 cominciarono a dire faremo il campo, poi l'hanno fatto 40 anni dopo, ma è stato fatto, eccetera eccetera, perché senza la struttura non si può pensare assolutamente. E poi c'è il lavoro serissimo da fare nella scuola, perché è chiaro, tutti questi sport hanno bisogno che il ragazzo cominci, o la ragazza, anzi il ragazzo e la ragazza, che sarebbe l'ideale, cominciano ad appassionarsi da subito, perché non è che ci puoi arrivare poi da grande, devi cominciare da piccolo. No, diciamo che come il mini basket, il calcio, il mini ball, si inizia a 4-5 anni, ormai iniziano a 4 anni, questo lì, e poi se li portano per tanti anni, fino a quando riescono a fare una selezione. Questo presuppone che ci siate tecnici
preparati a livello di bambini di 4-5 anni con tutta l'attività motoria. Perché è difficilissimo. E ora noi penso che tu e io quando eravamo piccoli andavamo in mezzo alla strada a giocare, facevamo tutta quell'attività motoria che ora mancano. Ma si è messo la strada, giù quattro pietre e si giocava. Ora i bambini stanno con la PlayStation e quindi quando vengono gli devi insegnare a correre. A noi nessuno ci ha insegnato a correre o a rampare. Ora i bambini bisogna insegnare a correre, a saltare, a strisciare, a rotolare, cose che noi in pratica la strada ci insegnava già. Quindi è un lavoro molto difficile e complicato. Benissimo. È diventato oggi. Allora complimenti a voi che lo fate, allora lì le ultime cose. Allora.